Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento organizzato da Rete Informatica Lavoro, il portale del lavoro dedicato al settore informatico. Sono Maria Luce Villa, brand manager di Performa Group, e con me c'è Daniele Scasciafratte. Ciao Daniele, Ciao. full stack developer, full stack developer e WordPress core contributor e relatore di questo webinar. Buonasera a tutti, vediamo se ci sentono, vediamo, ok, Fabio si scrive, buonasera Fabio, perfetto, Fabio, lo ci vogliamo sentono anche. e ci vedono, sì, Fabio è sempre presente, ma come tanti altri, Ma io lo che conosco ci di persona, Fabio, seguono, quindi. praticamente sempre. Grazie a tutti di seguirci continuamente con questi webinar del giovedì sera. Perfetto, bene, con Daniele avevamo visto in precedenza qualche settimana fa un webinar sempre su WordPress che io ve lo condivido sempre, ve lo potete rivedere sul nostro canale YouTube, mentre il webinar di questa sera, come sempre, è strutturato in tre parti, quindi avremo una parte di presentazione, giusto Daniele, dedicato un po' alla presentazione del plugin. Una parte di live coding e poi la parte finale, gli ultimi 10 minuti, saranno dedicati alle vostre domande che vi chiedo di scrivere solo nella sezione domande. Mentre nella parte della chat, tu la leggi, giusto la chat, Daniele, durante. Perfetto, quindi potete scambiarvi tranquillamente messaggi veloci con Daniele. Ok, per qualsiasi invece altra domanda potete scrivermi in chat e vi risponderò io tranquillamente. Daniele, quindi in poche parole, cosa vedremo questa sera? Allora, vedremo un generatore di codice con annesso boilerplate per fare plugin per WordPress che oramai utilizziamo in agenzia e che utilizzate da molti altri. Ho verificato mentre stavamo parlando, ho iniziato il progetto nel 2015, quindi diciamo che non è roba nuova, ma è roba oramai corazzata. Quindi. Ok. Va bene, io lascio lo spazio a te così almeno ci racconti, hai tutto il tempo per raccontare questo tuo progetto. Buon webinar a tutti, grazie, a dopo. Allora, condivido lo schermo. Allora, poi io scherzato ho detto corazzato perché la prima icona di questo boilerplate era un carro armato con un fulmine, proprio perché c'era il powered, quindi era proprio corazzato. Poi ho deciso che era ora di svecchiare il logo con qualcosa un po' più di differente. Allora, cominciamo subito con le slide. Beh, io sono Daniele Scasciafratte, ho una web agency a Roma, sono nel consiglio direttivo di Italia Linux Society, l'associazione nazionale di tutti i Linux User Group. Ho fondato quello nella mia città di Rieti e sono un contributor di WordPress nel core da diversi anni e sono tra i co-organizzatori dei meetup di Roma di Terni e contribuisco moltissimo anche nella comunità Mozilla e anche in quella italiana, sempre come volontario. E questo progetto è nato proprio per semplificare la vita agli sviluppatori. Ora, la versione breve è WPBB per fare prima. È nato da una branca, diciamo, da una versione del boilerplate più famoso. Se voi cercate WordPress plugin boilerplate su Google, ne troverete uno che è quello famoso. Questo è derivato dalla versione del 2015 che però ha cambiato completamente senso nel tempo e quindi la sigla si aggiunge la P. La prima caratteristica di questo boilerplate è che rispetto a tanti altri che si trovano se cercate su GitHub è che è una soluzione libera da framework, ovvero esistono moltissimi boilerplate che in realtà non sono altro che delle interfacce dei framework che gli sviluppatori sono fatti proprio per interfacciarsi a WordPress. Quindi sono delle versioni specifiche costruite intorno a un framework, quindi ti ritrovi, può essere obbligato a lavorare su questo framework. Ma scusi, dico, non si sente piano? Allora me lo avvicino un altro po'. Dicevo, Ok, così è meglio, sì. sono delle soluzioni che sono obbligate a un framework e questo significa che poi se questo framework viene abbandonato, non è più sviluppato, ti trovi azzoppato. Quindi all'epoca hai deciso una soluzione libera da framework anche per utilizzare un approccio completamente diverso che è ancora quello di oggi, ovvero di avere un boilerplate per fare plugin, però con degli esempi, perché quando si lavora alla fine hai sempre bisogno di quelle quattro funzionalità che variano, però sono quelle, quindi ogni volta stare lì, vai sul sito di quello sviluppatore, scarica la libreria, prendi l'esempio, incollalo, modificalo, adattalo e poi sviluppaci sopra ogni volta era veramente tedioso. E quindi volevo una soluzione che fosse già bella pronta,
con tutto quello che mi serviva per fare prima, letteralmente. E un'altra cosa è che avesse degli snippet, ovvero delle funzionalità già native che fossero però libere dal concetto delle librerie o altre cose. Quindi, ad esempio, la possibilità di cambiare la classe nel body di tutte le pagine di WordPress, cose di questo tipo. E in conclusione di avere ovviamente moltissime librerie, ognuna dedicata a uno scopo specifico, che da una parte ci rendesse liberi da un framework, ma anche di poter parlare più o meno a basso livello con WordPress, perché in WordPress ha un problema serio, ovvero WordPress è un mix tra linguaggio moderno di PHP, quindi oggetti, tutto il resto, e il vecchio stile spaghettoso. Ora, questo può essere bello e utile per fare un po' tutto quello che ci pare, però d'altra parte non sapere come funziona WordPress internamente è un problema, perché se io devo capire dove sta un bug o devo capire come funziona, devo per forza mettere mano al codice di WordPress. Quindi sapere un po' internamente, quindi con delle soluzioni che sono anche di basso livello, ma che semplificano, male non fa, in modo tale che pure se devo intervenire so dove mettere le mani. E per renderlo ovviamente più moderno, ci si aggiungono degli strumenti, ovvero Codeception è uno strumento per fare unit testing completo, quindi integration, unit, tutti i test che volete, quindi anche quelli da browser e così via. Grump PHP è uno strumento per Git, il locale, che si configura in automatico ogni volta che voi farete un commit, eseguirà tutta una serie di strumenti e verificherà un po' come fa la CI classica, soltanto che questo ce l'avete quando eseguite il commit. E PHP Stan, con l'integrazione per WordPress, come anche per Codeception, serve per un'analisi statica del codice, quindi verifica se quel tipo della variabile è corretto, quando poi viene eseguito sopra WordPress e così via. E ovviamente all'epoca era rivoluzionario l'integrazione con SAS già nativa, e ovviamente essere compatibile con WordPress al 100%. Ora, il boilerplate è composto da due cose: delle librerie che ho sviluppato io nel tempo e altre esterne. Quindi ce ne sono alcune che io chiamo moduli originali, che sono state pensate apposta per risolvere alcune cose. E la caratteristica di questi moduli che ho voluto sviluppare io dovevano essere semplici, dovevano funzionare a parametri, un po' come si usa fare in WordPress, ovvero ad esempio un classico array di opzioni, così è molto più semplice pure da gestire, perché so che è un array, lo compilo con tutti i dati che mi servono, non devo starmi a preoccupare ad oggetti, eccetera, perché è anche più facile proprio da gestire. E ovviamente che dovevano fornire questi moduli gli esempi, perché voi potete pensare che è così semplice, ma chi sviluppa un open source spesso gli esempi non li mette. E naturalmente un API molto semplice e minimale, e di nuovo semplice, cioè il fatto devono essere semplici e intuitivi. Quindi il primissimo che feci era questo, ovvero i classici pointer dentro WordPress, che oramai si utilizzano sempre molto di meno, specialmente poi con la nuova interfaccia di Gutenberg, che io sono molto contrario, però è un'altra discussione. Questa qui serve proprio a creare questi pointer in modo semplice, già compilati con tutta una serie di azioni e parametri. Abbiamo quest'altra che invece utilizzo pesantemente oggi, che serve per creare i cron dentro WordPress. Ora, WordPress ha i cron e funzionano in vario modo, diciamo in vari modi. La peculiarità è che funzionano con un sistema callback, quindi questa libreria semplifica un po' la vita tra filtri e altro, creandolo ad oggetti. Ovvero noi definiamo questi parametri, qui possiamo vedere ad esempio quante volte deve essere eseguito, se deve essere eseguito una volta sola o programmato, e cosa deve il nome di riferimento e la callback, quindi la funzione che deve eseguire, e poi se vogliamo passare dei parametri. Questi parametri qui, cioè queste funzioni qui, anzi, aridaie, questa classe con i vari metodi, non farà altro che eseguire il cron. Quindi ho semplificato molto la vita per fare i cron rispetto alla versione nativa di WordPress, ma il bello qual è? Che se voi vi domandate come funziona WordPress, basta aprire il file della libreria. Poi abbiamo quest'altra, che è un fork che ho fatto io nel tempo perché l'originale era abbandonato. Praticamente serve a creare widget in modo semplificato. E voi direte: perché devo poter creare widget di WordPress in modo semplificato? Per via dei parametri. Cioè, se voglio fare un widget che ha un campo di testo, una select con ad esempio tutte le tassonomie di un dato post type, delle checkbox e tutto il resto, mi dovrei mettere a programmare lì, perché WordPress non ce l'ha, manualmente tutto l'HTML che serve a generare questi dati. Questa libreria lo fa tutto in automatico, con tutta una serie di parametri per sanificare dati e così via. E ha una decina, se non mi ricordo male, di campi. Quest'altra libreria
è nata per poter creare delle pagine virtuali che non esistono dentro WordPress, perché quando voi aprite una pagina dentro WordPress, queste pagine esistono a livello di database, però voi potreste voler avere delle pagine che non esistono, ad esempio robots.txt come file non esiste dentro l'hosting, è generato da WordPress in modo virtuale. Questa libreria permette di fare la stessa cosa. Quest'altra riprende un po' sulla falsariga quello che si può fare con i plugin, quindi WooCommerce e molti altri. Ovvero, se io voglio poter personalizzare la parte di front-end di alcune pagine, ad esempio generate, prendiamo l'esempio di WooCommerce, quindi voglio modificare come viene stampato il prodotto, la regola è che io mi copio la cartella dei template dentro il plugin di WooCommerce e me la metto dentro il tema. Questo permette di implementare questa funzionalità all'interno del vostro plugin. E questo sistema è un pelino più avanzato perché permette anche di avere delle cartelle divise già per lingua, quindi potrei avere la traduzione all'interno proprio di un file txt o php, ad esempio. Questo dipende dalle necessità, anche se oramai è una cosa sconsigliata, perché si preferisce utilizzare il sistema di localizzazione nativo di WordPress. Quindi è un sistema molto semplice per poter avere la stessa caratteristica. Qui infatti lo vediamo in azione, vediamo. Quando viene caricato il file di template, cioè il filtro di template che quindi caricherà, verifica se il post type è demo, se sono quindi in un loop, quindi è il classico file single PHP. Ebbene, io gli dico, se non è questa caratteristica qua, tu gli devi mandare il file originale, che è quello proprio che mi chiede WordPress, altrimenti gli mandi quello che dico io. Quindi questo permette proprio di replicare questa caratteristica del plugin, che è utile in certi contesti. Quest'altra invece è pensata per gli sviluppatori, permette proprio di semplificare la vita per il debugging. Praticamente questa classe permette di integrarsi con il plugin Query Monitor, che è il primissimo plugin per gli sviluppatori da installare, perché ti permette di avere un'idea di quello che sta succedendo dentro al sito. Ad esempio, quante query sono state eseguite in una pagina, filtri, quanti file e così via. Questo permette di creare un nuovo pannello dentro questo plugin e di scriverci quello che vi serve per le vostre necessità. Quest'altra, che utilizzo molto spesso, permette di creare delle colonne all'interno dei post type di WordPress. Ad esempio, quando noi siamo nel backend e stiamo vedendo l'elenco degli articoli, vogliamo aggiungere una colonna che mostra, non lo so, ad esempio, ecco, l'immagine in evidenza la voglio vedere nel backend. Io con questa libreria, come vediamo qui, possiamo farlo. Vediamo infatti che supporta alcuni parametri. Ad esempio, infatti abbiamo thumbnail, quindi ci permetterebbe di farlo in automatico. Possiamo stampare dei valori all'interno di una meta di quel post e di metterci prefisso e suffisso e altre cose proprio su quello che verrà stampato nella colonna. Mi ricordo, facevo molto spesso un esempio con WooCommerce di stampare nell'elenco degli ordini la tassazione nella colonna. Era un esempio stupidissimo, però serviva allo scopo. Quest'altra, che oramai oggi potremmo dire è un po' inutile, serve solo in contesti molto specifici, permette di poter avere una libreria che fa delle richieste per la traduzione tra CC, questo plugin che oramai è inutilizzato, Polylang e WPML, che servono per le traduzioni in WordPress. Questo è l'elenco invece di tutte le librerie che ad oggi ci sono. Noi abbiamo visto adesso quelle native, possiamo chiamarle così, che però possono essere utilizzate al di fuori del boilerplate. Come ho detto, sono semplici, quindi non è obbligatorio avere il boilerplate per usarle. Quest'altra pure, perché sono fatte da terzi, CMB2 è la libreria più famosa, è un'alternativa al plugin ACF, quindi permette di creare campi. Soltanto che mentre ACF fa tutto quel macello, ovvero ti permette di crearli lato backend, te li salva nel database, crea tutti quei meta che non hanno senso ed è molto complesso, secondo me è fatto male, e infatti noi non lo utilizziamo, CMB2 ti permette di creare tutti questi campi definendoli in un file PHP con tutti i tuoi parametri in automatico e poi risultano come dei meta nativi di WordPress, quindi non devi appoggiarti ad ACF. Il bello di CMB2 è che, essendo una libreria open source rispetto ad ACF, lo puoi integrare nei tuoi plugin come una libreria, e quindi, come nel nostro caso, noi dobbiamo rilasciare un plugin sul repository di WordPress oppure venderlo, dobbiamo mettere ACF con una licenza, tutto quello che sia, perché è una libreria. E CMB è molto potente, io ho contribuito negli anni in varie cose di questa libreria e vi posso assicurare che potete farci, secondo me, le stesse cose che fate con ACF, basta studiare un pochino.
Un'altra cosa, questa qui serve per verificare i requisiti. Voi dite, ad esempio, vi seguite questa libreria all'installazione del plugin e verifica se il PHP è quella versione, WordPress è quella, eccetera. Lo fa in automatico. Questa qui, adesso che ho dovuto pure fargli una patch, e quindi Boilerplate utilizzerà il mio fork, è una libreria che serve ad avvisare l'utente, ad esempio, che questo plugin che sta utilizzando è disponibile sul repository di WordPress per la traduzione, quindi può contribuire a tradurlo alla lingua tedesco perché quella è al 18%. Questo lo fa in automatico questa libreria. CMB2 Grid è una libreria che estende CMB2 e serve per mettere i campi, invece di averli uno sotto l'altro, in una griglia. Proprio facilissimo da indovinare. Extended CPT in realtà è una libreria che serve anche per le tassonomie, permette di creare i CPT e le tassonomie con una sintassi molto più semplice, ma con molti altri parametri. Ad esempio, aggiorna in automatico il widget in evidenza nella dashboard e offre molte altre opzioni nativamente, perché WordPress di per sé permette solo di crearle, lui fa anche altre cose. WordPress SDK di Freemius serve per chi come noi vende plugin e vuole fare la versione free e premium, e questo serve ad integrarsi con il loro servizio. Tuppy Notis, che tra l'altro qualche giorno fa ha approvato la mia patch, adesso supporta anche Gutenberg. È una libreria per poter stampare avvisi dentro il backend, che di WordPress di solito è stracolmo, perché tutti i plugin te ne mettono n.000, quindi bisogna sempre usarli un po' con moderazione. Però è importante perché tu devi poter avvisare l'utente di certe cose. Questa libreria lo fa in automatico, quindi ti permette di crearli con una sintassi molto semplice. E quest'altra, ReviewMe, è un'altra libreria che invita l'utente dopo 7, 8, quanto volete voi, giorni dall'installazione del plugin a fare una recensione sul repository. Quest'altra è una API che si appoggia alle transient di WordPress per estenderla e aggiunge quindi tutta un'altra serie di funzionalità, come anche questa che serve per poter creare delle azioni in bulk, quindi di massa, così si può tradurre in italiano. Quest'altro io l'ho utilizzato per molte soluzioni interne, ad esempio, permette di poter far aggiornare il plugin tramite un repository privato o pubblico su GitLab, Bitbucket e GitHub. L'ho utilizzato su tutte e tre le condizioni. Quindi vi permette di farlo in automatico, quindi non farà una verifica se è sul repository, ma sul repository Git. Quest'altra qui è una libreria più avanzata, che adesso c'è una mia patch in coda che dovrebbe permettere di poter scegliere di creare uno shortcode, uno widget e un blocco di Gutenberg con un'unica configurazione. O voi sceglierete se questo, ad esempio, blocco che sto creando con questi X parametri, che seguirà poi una funzione che dico io, se è disponibile sia come widget che come shortcode che come blocco. Quindi può essere molto utile in certi contesti, quando voi volete averne una cosa sola che si può utilizzare in tutti quanti. E Tagged è una libreria che ho voluto aggiungere perché serve a stampare HTML in modo pulito e quindi butta un po' di MVC dentro l'ambiente WordPress, cosa che oramai è normalissima. Poi ci sono degli snippet, sono mini funzionalità che ho aggiunto al boilerplate, ovvero ci sono già le icone, la possibilità di poter aggiungere queste notifiche con il pallino, l'import e l'export delle opzioni, perché questo plugin, questo boilerplate ha anche il pannello delle opzioni già bello pronto basato su CMB. Abbiamo poi capabilities, che in italiano sono un po' difficili da tradurre, sono più permessi, perché esistono sia ruoli che permessi in WordPress, però si fanno le verifiche sui permessi, perché un permesso può essere condiviso su più ruoli. Quindi questo boilerplate ha già il supporto per questi permessi integrati poi nelle tassonomie. Questo, poi abbiamo esempio, shortcode, il supporto per PC CLI, quello che abbiamo visto nel webinar precedente, quindi possiamo già agire nel plugin del codice che estendere PC CLI, e poi le solite cose. Qui andiamo subito un po' nella ciccia da programmatori, ovvero come nella versione 3 io ho riorganizzato tutta la struttura dei file. Quindi abbiamo Engine, che è quella di solito che non si tocca, che è quella che si occupa di verificare se siamo nel back-end, se siamo nel front-end, se siamo nel feeder SS e così via. Gli assets sono gli assets, back-end è tutta la parte interna, quindi nella parte amministrativa, delle cartelle dedicate per le richieste Ajax o REST, anche se ora oggi sono meglio le REST per vari motivi, quella per WP CLI, public, che è quella pensata per tutto per il front-end, i test, template, quella che abbiamo spiegato prima, internal sono quelle parti che io intendo che sono condivise tra tutti i vari aspetti. Quindi voglio una funzione che ho utilizzata, una classe,
tra CLI e Public e la mettono in internals. Integration sono pensate per le integrazioni con le librerie o con altri plugin e poi ovviamente languages per la traduzione. Il bello di tutto questo che ho parlato fino adesso per 20 minuti è che è tutto pensato per poter essere generato con questo generatore di codice che funziona da terminale. Quindi per chi spera un'interfaccia web, ciaone, ovvero questo è sviluppato in PHP per essere utilizzato sempre da terminale e vi permette di generare il boilerplate con tutte le librerie e questi snippet sfruttando un file JSON in automatico. Quindi io mi sono aperto già tutti i link, il boilerplate ha un sito dedicato con tutte le informazioni e un po' di documentazione, perché io se poi ho richieste aggiungo la documentazione. Quindi c'è la parte wiki con tutta un po' di spiegazione sulle caratteristiche interne e su anche come funzionano le varie funzionalità. Se funzionano le varie funzionalità. E quindi la prima cosa da fare per poter utilizzare questo boilerplate non è tanto mi scarico il boilerplate da GitHub, perché vi trovereste tutto quanto e quindi va un po' pulito. La prima cosa da fare è scaricare il generatore e bisogna ovviamente saper usare il terminale e avere PHP installato in locale. Quindi non perdiamo tempo, io mi sono aperto qui, questo è il repository su GitHub che oramai, come potete vedere, ha superato le 500 stelle, quindi ci sto lavorando in questi giorni, sto raccogliendo altre idee, altre cose da fare, perché dopo tutto utilizzandolo per lavoro è sempre utile tenerlo pompato. Il repository del generatore è questo qui. E notiamo subito che ci sono dei parametri, quindi la prima cosa da fare è scaricarlo. Quindi che faccio? Io mi sono già aperto il link qui a Releases, perché per chi non sa usare Composer, perché si può scaricare tramite Composer ed eseguirlo così, rilascio anche la versione binaria. Quindi non vi servirà altro che scaricare questo file qui, che in realtà è un file PHP. Quindi, siccome io sono, vi butto subito il terminale, mi sono copiato il link, mi sono aperto poi il terminale, sono già nella cartella, vi devo fare la condivisione schermo, la devo spostare, quindi datemi un attimo che cambio la condivisione. Pensavo avesse preso di tutto lo schermo 2, adesso la sistemiamo. Ecco, faccio un po' di zoom. Allora, come si può vedere, io sono dentro una cartella che è di un sito WordPress, cioè wp-code e plugins. E adesso mi scarico il binario. Se è andato tutto bene, ho il binario. Eccolo qui, wp generator. Ci sono altri plugin in questo sito demo che utilizzo per fare un po' le porcherie. Quindi va benissimo per il godro di oggi. Ho scaricato il binario, quindi voi lo potete scaricare tasto destro, cliccandoci sopra, tutte le procedure. Ho fatto direttamente da qui per fare prima, altrimenti non finiamo più. Quindi la prima cosa adesso che ho scaricato il file, anzi, il generatore di codice, che è pure tutto questo, è scritto in PHP. E ovviamente devo dargli i permessi di esecuzione. Mi stavo scordando di questo piccolo particolare. Ecco, ora, siccome io ho un tema scuro, ho aggiunto il parametro dark in modo tale che è più bello da leggere. Vediamo che come esegue il programma ci segnala subito delle cose. Ci dice che devo avere il file di configurazione. Se non ho il file di configurazione, lui non può lavorare. Quindi ci dice pure come possiamo seguirlo, cioè eseguire o generare questo file JSON. Oppure che possiamo utilizzare il boilerplate della versione di sviluppo. Questo serve, ad esempio, che io non ho ancora rilasciato una versione aggiornata del boiler, del generatore che punta all'ultima versione del boilerplate, e con questo potete saltare questo controllo e scaricare direttamente l'ultima versione in sviluppo del boilerplate. Quindi facciamo dark, lo lasciamo, aggiungiamo il parametro JSON, come potete vedere. Ecco, lui ha generato un JSON. Adesso ve lo faccio vedere, io qui ho il file manager già pronto. Vi apro il file JSON, vi faccio un po' di zoom. Quello che vedete è un file JSON e serve a configurare diciamo quello che poi genererà il boilerplate. Quindi possiamo notare subito che abbiamo il nome, quindi qua voi potete metterci in automatico quello che volete e sfrutterà questo per generare poi il nome delle classi e tutti i vari riferimenti interni.
Quindi, ad esempio, per le sigle prenderà la prima lettera di ogni parola, quindi avremo MNP come sigla, ad esempio. E questi dati qui verranno inseriti in automatico in cima a tutti i file nell'header di ogni file PHP. Mi scordo sempre ad ogni release di aggiornare l'anno. Poi abbiamo questi qui, cominciamo subito con i parametri, ovvero Publish Assets ci permette di dire non voglio nel front-end dei file JavaScript CSS? Se non li voglio, basta che cancello la riga in questione. Oppure metto a false, sta a voi. È un file JSON, l'ho pensato tutte e due, così copriamo tutte le varie necessità. Idem quindi per questo parametro qui, che serve a generare del codice che viene eseguito all'attivazione o disattivazione o quando viene disinstallato il plugin. Qui invece abbiamo la possibilità di poter creare degli assets che intervengono nel backend, ovvero qui con admin vengono inseriti in tutte le pagine del backend. Settings invece soltanto nel pannello delle opzioni che viene generato con admin page. Ajax, che certo c'è, WP CLI, unit test, abilitano il codice proprio riferito a questa parte qui. Git repo in automatico inizializza un repository, quindi il classico git init. Grunt scarica grunt, quindi esegue npm e te lo mette in locale, ti fa il file package, eccetera, già configurato per tutto. Grump eseguirà quindi il comando per installarlo di Composer come requisito di sviluppo, idem per phpStan. E phpcs che serve per la verifica del linting, del code style, diciamo così, del vostro codice. Soltanto che qui è integrato con un code style mio che estende un pelino quello di WordPress. Poi la possibilità di unit test, i file di lingua. Qui possiamo togliere ad esempio le librerie che non vogliamo, in automatico lui le toglierà da riferimenti del codice, direttamente a posto nostro. E la stessa cosa per questi snippet che sono integrati direttamente nel codice del boilerplate. Quindi la differenza qual è? Gli snippet e codice brutalmente dentro a Boilerplate per interfacciarsi con WordPress, le librerie fanno il lavoro da librerie. Quindi, ad esempio, allora per fare prima, sempre altrimenti questa dimostrazione sarà molto lunga, togliamo grunt, così Node non viene eseguito. Possiamo togliere, ad esempio, questa libreria qui che non ci serve. Quale altra possiamo togliere? Queste due le possiamo togliere. Perché voglio farvi vedere qualche esempio, quindi lascio quelle che hanno un effetto poi quando viene attivato. Qui potremmo dire che questa parte qui, la procedura di aggiornamento, non ce la vogliamo inserire come codice. Il sistema di templating non lo vogliamo. Direi che questo qui pure va. Ok, salvo il file con le mie modifiche. E torno al terminale. Quindi questo è utile anche perché per voi, per dire, vi potreste fare un backup e conservarvelo con le configurazioni già che volete voi, ad esempio. Torno al terminale, ritorno quindi al generatore. Adesso io lo rilancio senza il parametro JSON e così parte. Ecco, vediamo che lui ci informa, c'è pure il parametro per dirci internamente ogni singola cosa che sta facendo. Quindi file che ha cancellato, file che ha elaborato per toglierci il codice e così via. Quindi vediamo che ha già scaricato il boilerplate, l'ha estratto, ha rinominato i file, ha creato questa, ha rimosso grunt, ha rimosso phpStan e CodeException. Quest'altre cose qui, le ha rimosse da grump e poi ha installato Composer, che è la parte che ci ha messo di più. Quindi se adesso io torno alla cartella, alla cartella ho detto, noteremo una cartella in più che è My New Plugin, che è generata. Vi zoom un po' pure questo. Questa è una cartella con tutto il plugin già bello pronto e generato. Vediamo che c'è il file di testing, la root del plugin, grump, quindi il fatto che ha detto di averlo tolto è perché l'abbiamo tolto phpcs? No. Quindi può darsi che c'è qualche bug nel generatore che dovrò guardarmi. Queste cose si scoprono soltanto utilizzandolo, quindi se voi trovate bug, io intervengo. Dopotutto non me ne posso accorgere di tutti, perché come avete visto sono moltissime opzioni, alcune sono una dentro l'altra, dipendono da altri, eccetera, quindi può sempre successo esserci qualche svista. Vediamo che ha già inizializzato poi la cartella di Git e ha creato le varie cartelle, quindi quella di lingua, quella delle funzioni,
front-end, engine, CLI, eccetera. L'ha già creata in automatico. Quindi se adesso io vado dentro al mio sito WordPress che io utilizzo VVV per lavorare, che sono poi tra l'altro tra i maintainer del progetto, è una soluzione Vagrant per lo sviluppo, per creare proprio siti, lavorare su siti WordPress, ma anche proprio per contribuire. È nata principalmente per contribuire ai progetti WordPress. Infatti, come possiamo vedere, offre già di base tutti questi strumenti già belli configurati che si possono abilitare anche questi da un file di configurazione. È una macchina virtuale con tutta una serie di opzioni. Andiamo nel sito demo che io mi ero già aperto. L'username e password di default è admin e password. Come vedete, sono un sito demo.test. Questo è il sito pulito di WordPress che non ha niente, con tutti i plugin, e troviamo il mio menu plugin. Non devo fare altro che attivarlo, eccolo qui. Noi notiamo subito che viene eseguita, ad esempio, la libreria, quella International Module, che serve a dirti: guarda, questo è tradotto, lo puoi trovare sul repository, oppure i pointer che abbiamo detto prima, gli avvisi, i notice, li vediamo già subito qui. C'è già il pannello delle opzioni, che viene creato in automatico da CMB. Questo è tutto. Voi potete personalizzare ogni singolo parametro. Io negli esempi ho messo tutti i vari campi che supporta nativamente e anche le tab, giusto per dimostrare che il boilerplate ha anche le tab. Qui ovviamente voi cambiate voi l'immagine a quella che volete voi, e offre già nativamente l'import e l'export. Quindi a questo punto io posso mettermi a divertire e trafficare con il codice. Ad esempio, io potrei mettermi a cambiare le opzioni del pannello. Apro il file settings, sto utilizzando il primo editor, giusto per farvelo vedere, faccio un po' di zoom pure qui. Vediamo che ci sono dei commenti, infatti vediamo qui MNP perché è My New Plugin, e vediamo che questo non è altro che il pannello delle opzioni. Qui infatti vediamo che ho impostato, vi trovate già pronto CMB2 con tutti i campi che deve stampare, quindi color picker con una descrizione, eccetera. E questo è in automatico, quando voi salvate, li salva dentro il database come opzioni. Quindi posso intervenire qui e togliere tutti quelli che non mi servono, ad esempio. Poi vogliamo vedere tutti i file messi nelle pagine. Questo è nel backend. Vediamo che c'è già il codice già pronto che si riferisce al file CSS del backend e fa il JavaScript del backend. Oppure vogliamo cambiare gli avvisi che abbiamo visto poco fa che ci sono. Abbiamo quello per le revisioni che è per la revisione, scusatemi, per la recensione che viene eseguito dopo 15 giorni già in automatico. E poi abbiamo pure questo per l'avviso. Quindi possiamo metterci qui e invece potremmo cambiare il messaggio. Oppure facciamo una programmazione in modo tale che questo codice non viene eseguito per certe condizioni. Poi che altro possiamo far vedere qui? Qui c'è il codice dell'attivazione e disattivazione che è molto importante perché praticamente qui vediamo che è già un bello po' più lungo e richiede un po' di spiegazione. Ovvero, noi qui stiamo utilizzando l'API di WordPress per dirgli che quando viene attivato questo file PHP che corrisponde al nome del plugin, purtroppo funziona così, o disattivato, lui deve eseguire le funzioni specifiche Activate e Deactivate, che a loro volta verificano se siamo in un multisite o meno, e di conseguenza poi eseguiranno, se non sì, per ogni sito, del codice all'attivazione o disattivazione. Questo viene eseguito ad capabilities all'installazione, quindi alla prima attivazione o all'attivazione, perché per WordPress non c'è una differenza tra la prima o l'ultima attivazione, per lui è un'attivazione. Quindi sto dicendo, ad esempio, sto creando i permessi per il post-type demo con tutte le varie caratteristiche per tutti questi utenti, e poi l'assegno in automatico. Ogni utente che c'è questo ruolo me lo devi assegnare, così oltre a crearli dentro WordPress li do già agli utenti che esistono, altrimenti non funziona. Oppure alla disinstallazione faccio pure la pulizia, li tolgo tutti, non li lascio lì in mezzo, cosa che invece spesso i plugin fanno, ovvero lasciano il codice dopo che tu li disinstalli, non il codice, lasciano i dati nel database. Passiamo ad esempio a WP CLI, visto che ne abbiamo parlato la volta scorsa, e per chi ha visto il talk dell'altra volta, qui facciamo altro per verificare se siamo in modalità WP CLI e creiamo un nuovo comando che si chiamerà
Come si chiama? Si chiama command example, no, command name si chiamerà, perché proprio questo parametro qui viene utilizzato come nome, quindi si chiama in questo modo orrendo. Dopotutto è un boilerplate, sta a voi dargli un nome che ha più senso. E vabbè, ad oggi questo esempio, come vedete, è già bello pronto, non sono altro che del codice per stampare messaggi, quindi poi sta a voi fare il vero codice. Poi, che altro possiamo farvi vedere? Context. È una cosa che a me ha richiesto molto tempo perché praticamente questa non serve molto utile perché spesso voi vi trovate con dei plugin che includono, quindi come abbiamo visto nell'enqueue della pagina, i propri assets in tutte le pagine del sito. Quindi, ad esempio, facciamo l'esempio proprio del plugin Contact Form 7, è famoso perché lui il file CSS JavaScript lo inietta in tutte le pagine del sito, a prescindere che voi lo state utilizzando o meno in quella pagina. Quindi, una prima delle cose che si fa quando di sviluppo un sito è che viene iniettato questi file CSS JavaScript solo nella pagina in cui c'è Contact Form. Quindi questo codice serve per verificare il contesto. Quindi all'interno del mio codice nel front-end io potrei dire i file CSS JavaScript li devi includere nel front-end solo in queste occasioni. E quindi è molto utile perché avete tutte le varie condizioni. Poi ho aggiunto nel tempo pure quello per la per AMP e se l'utente è amministratore, ad esempio. Quindi sono tutti sistemi per far prima delle verifiche. Poi che altro abbiamo? Posso farvi vedere il front-end. Front-end abbiamo l'enqueue, quello che vi dicevo poco fa, in cui dico, ad esempio, in queue proprio non c'ho condizioni perché dopo tutto è un boilerplate pulito, non faccio niente. Abbiamo integrations che ecco, abbiamo qui, vi faccio vedere quello dei widget, visto che vi ho parlato della libreria, vi faccio vedere un esempio. Questo qui vi permette di creare, con definire questa classe, un widget e definire tutti i parametri un po' nello stile di CMB, in automatico, come potete vedere qui. Questi sono tutti i vari campi, cioè il tipo proprio taxonomy, quindi vi permette di impostare una tassonomia o un figlio di una tassonomia, la pagina, quindi avete un picker, vi permette di scegliere il campo, un checkbox, eccetera, ve lo genera automatico lui. Quindi questa a voi, una volta che voi avete definito i campi, fare il codice del widget. Questo altrimenti tutta questa parte qui la dovreste programmare voi a manella con l'HTML e tutto. Come vediamo qui c'è pure la possibilità di validare con una funzione custom, oppure con delle cose già predefinite, già di suo. Poi qui abbiamo il cron, l'abbiamo già visto perché era nelle slide, CMB l'abbiamo visto velocemente, soltanto che la differenza è che qui abbiamo un CMB che viene eseguito nel post type demo, che a quanto pare ho tolto nella generazione del plugin, non me ne sono accorto. Quindi questo in automatico vi permetterà di creare dei campi per il post type demo che si chiamano text, text2, che sono di tipo text e così via. Già poi dentro una griglia perché utilizzo la libreria. Qui poi invece passiamo al post type. Allora, post type c'è. Qui c'è questo file qui che noi vediamo. Abbiamo l'iniziazione della libreria delle colonne, abbiamo tutta la parte poi che genera il post type. E rispetto alle API standard di WordPress abbiamo dei campi in più, ovvero ci permette di creare in automatico la colonna per l'immagine in evidenza, o se vogliamo la colonna, ad esempio per dirci di qual è la tassonomia, eseguire, mostrare anzi il dato di un campo, se si ha questi permessi addirittura, i filtri che sono quei filtri che vengono mostrati in alto in base a quello che vogliamo noi, queste cose le fa questa libreria a posto nostro. Ci permette poi di associare in automatico la tassonomia con tutti i suoi parametri. Quindi questa qui in automatico vi crea il post type, già tutto bello pronto per voi. Abbiamo per qui un esempio di libreria. Qui io cosa succede? Anzi, mi spiego meglio. Qui ho creato uno shortcode, eccolo qui, che è uno shortcode che non fa altro che stampare qualcosa. Cioè, prende parametri e li stampa, niente di che. Però io voglio poter utilizzare questo shortcode dentro un blocco dentro WordPress. Io utilizzo la libreria che vi spiegavo prima, WP Super Duper, e trasformo quello shortcode in un blocco.
Questa è la rivoluzione, oppure in un widget, perché questa libreria lo fa in automatico. Qui io ho scelto che i vari parametri che voi potete configurare, come vedete, sono tanti, però in automatico lo fa lui. Quindi vi semplifica moltissimo la vita. Noi possiamo dirgli di eseguire uno shortcode brutalmente tramite questa libreria. Quindi facciamo il codice una volta e lo usiamo sia come widget, come shortcode e così via. Sta a noi in base alle necessità. Le transient senza che entrano nei particolari. Passiamo ai test. Come vedete, qui ci sono già tutti i test, i functional, già pronto, già ad esempio per la linea di comando oppure per la REST. L'abbiamo per la parte di enqueue della pagina, perché sono vari, per chi non conosce i unit test, servono a verificare in automatico tutta una serie di cose, in modo tale che ogni volta che noi modifichiamo il codice si comporta sempre uguale, anche se noi lo cambiamo, il risultato è sempre lo stesso. Quindi questi permettono di verificare le varie integrazioni. Qui abbiamo la parte che comunica con WordPress, quindi i vari filtri, unit, quindi noi potremmo metterci del codice che verifica una funzione specifica. Integrazioni poi in altre parti, a seconda ovviamente del tipo di test. Quindi, se non mi ricordo male, questo si integra con un Chrome che gira headless. Quindi qui, per esempio, vi apro giusto per farvelo vedere, gli diciamo per fare questo test deve verificare quando apre questa pagina se sono un amministratore, altrimenti il test fallisce. Questo verrà eseguito ad ogni test. Quindi verifico per questo test che si chiama così di andare a questa pagina qui, se trova nel sorgente della pagina questa roba qui, che sono i nomi degli assets che vengono inclusi nel backend. Ad esempio, questi sono tutti esempi che sta a voi poi come sviluppatori intervenire e adattare in base alle vostre necessità. E se noi torniamo al file root, vediamo che crea in automatico delle variabili. Quindi noi qui possiamo definire la versione mia PHP che verrà utilizzata in vari contesti. Ci sono i parametri che vengono mostrati da WordPress. Il text domain che serve per tutti i riferimenti delle traduzioni. Quindi io qui dico di caricare il file, il locale. Questo è un codice che voi potete rimuovere oramai probabilmente. Serve veramente poco, serve ad evitare che il plugin venga attivato se è una versione sotto la 5.6. Perché? Perché Composer non era compatibile, però oramai i siti che hanno un WordPress che non richiede la 5.6 ma richiede la 5.2, quindi il RAM 4, sono sempre di meno. Però viene messo lì, quindi sta a voi se non lo volete, lo togliete e è risolto. Questa è la libreria che vi dicevo che verifica delle condizioni, potrei verificare ad esempio se c'è già un plugin attivato come parametro e poi viene eseguito il plugin. Quindi di per sé questi sono tutti i file che se noi apriamo e torniamo su GitHub, il boilerplate, quindi facciamo solo quello del root in modo tale da lasciare tempo per le domande, qui vi faccio un po' di zoom pure qui. Vediamo che allo stesso file di prima lui ha sostituito tutti i parametri, i dati, eccetera, quindi ha rinominato le variabili e ha tolto pure del codice. Ad esempio, noi abbiamo tolto la libreria dell'SDK di Freemius, bene, tutta questa parte qui è stata rimossa in automatico. E ho rimosso pure il plugin per il supporto a GitHub, ha rimosso pure tutto quello in automatico. Quindi il generatore non fa altro che scaricare il codice del boilerplate e poi eseguire tutta la pulizia, tutta la sua codice proprio per in base alle condizioni e alle opzioni comportarsi in modo diverso. Quindi questo è il boilerplate con tutti i problemi che può dare una generazione, perché certe volte potrebbe non funzionare perché, come ho detto, sono condizioni e quindi qualche svista, ad esempio, se quell'opzione è vera e quest'altra no, potrebbe darsi. Però mi basta che mi cercate, mi aprite un ticket sul generatore e io intervengo e faccio un nuovo aggiornamento del generatore, perché la maggior parte dei problemi oramai è sempre qui sul generatore, che anni fa era in JavaScript, però poi per motivi di sanità mentale mia ho preferito scriverlo direttamente in PHP, così è molto più semplice e facile da utilizzare. Quindi questo era il live coding che vi volevo far vedere, anche perché se siamo sviluppatori, una volta che avete visto il codice, già avete capito dove va a influire. Mi dispiace che non c'è qui il post-hype demo, quindi può darsi che c'è qualche bug nella generazione,
Però il post step c'è, quindi noi avremmo qui il post step demo, perché c'è il codice, con in automatico i campi generati CMB come nella configurazione del plugin, che ricordo sono salvati come campi meta nativi di WordPress, non come in ACF che dovete utilizzare la sua API. Potete utilizzare l'API nativa di WordPress, quindi farci le query con WP Query, che è cosa fondamentale, e così via. E CMB2 può essere utilizzato sia per aggiungere campi nei profili degli utenti, o anche nelle tassonomie, e si può anche utilizzare per stamparli lato front-end, ovvero io voglio fare una pagina che l'utente modifica un campo senza entrare nel back-end, si può fare con altro codice. Quindi io a questo punto mi zittisco e sono qui pronto a rispondere alle vostre domande. Non ti sentiamo, almeno io non ti sento. Ok, adesso ho sentito qualcosa. No, non sento uguale. Non la sento solo io o non la sentite pure voi? Tante volte sono solo io e faccio casino. Ah, non si sente proprio, ok. Tanto stacco la condizione schermo se non serve. Ma vado avanti io, allora, ok. Fatemi, se ci sono domande in chat, non ho problemi a rispondere, anzi. Intanto che arrivano, vi posso dire che il boilerplate esiste da tanti anni, quindi c'è pure una parte di wiki su GitHub che è molto semplice, che è un elenco dei plugin che io sono riuscito a trovare che utilizzano il boilerplate, perché non è che la gente mi scrive sto utilizzando il tuo boilerplate, quindi sono io che cerco il codice. Quindi c'è una lista che poi mantengo di librerie utili, che sono cose aggiuntive. Ah, perché ho staccato la condizione schermo. Stavo facendo vedere la roba senza la condizione schermo. Adesso sì, mi risponde alla domanda. C'è una pagina con un elenco di librerie che fare altre cose ancora. E c'è una pagina poi di risorse utili, con roba che non è proprio dedicata allo sviluppo, ma inerente intorno. Quindi sta tutto sul repository di GitHub. Adesso rispondo alla domanda. Hai avuto modo di fare anche una valutazione sulla costruzione della pagina relativamente ai parametri dettati da W3C e SEO in generale? E beh, questo dipende molto da moltissimi fattori, ovvero dalle necessità del cliente, perché di per sé tutto questo è fatto dal tema. Cioè, quando voi vedete, ad esempio, che la pagina non è compatibile con W3C nel front-end, è il tema che state utilizzando, su cui poi i plugin possono intervenire e cambiare alcune cose. Quindi, ad esempio, se voi utilizzate un plugin per la SEO, vi metterà in automatico gli Open Graph oppure i dati schema. Questo lo fa un plugin, non ve lo fa nativamente WordPress. Quindi, per avere una pagina che risponde ai dettami del W3C, dipende molto spesso, e anzi dipende, è il tema che comanda e non il plugin. Qui abbiamo visto il plugin, perché lo sviluppo di temi è tutta un'altra questione, si può fare in modi ancora più complessi. E poi se entriamo nell'argomento dei generatori, qui no, dei generatori, dei page builder o dei visual composer, che sono il male di WordPress perché fanno roba che non è standard, rallenta le pagine, complessa e con tutta una serie di problemi a cascata, tant'è che quando voi vedete un sito, che a me succede per lavoro, la prima cosa che facciamo è togliere tutto questo e metterci del codice come si deve, perché questi qui semplificano molto la vita, però non rendono molto spesso proprio per livello di SEO, perché rendono più difficile la pagina nell'essere analizzata. Quindi, ecco, la costruzione della pagina lato front-end dipende da moltissimi fattori. Quindi dipende da cosa voi volete partire. Ad esempio, ultimamente, negli ultimi anni, si fa un'analisi a livello di prestazioni, anche perché Google ci fa molto caso. Il W3C ad oggi serve solo se volete avere un'accuratezza per l'accessibilità, quindi per chi proprio ha dei problemi. Però dipende sempre dal tema, mentre a livello di prestazioni bisogna far caso a un po' delle cose che ho detto prima e anche ad altre,
Quindi si fanno analisi a tutto spettro sul sito, quindi non solo il tema, ma anche plugin che vengono utilizzati in modo tale che io faccio dei snippet di codice che intervengono sul codice di altri plugin, come ad esempio quello che ho fatto di Cottaform, oppure ad esempio non si usa Gutenberg in questo sito perché si va ancora col Classic Editor. È inutile includere in tutte le pagine del sito front-end 300 kilobyte di CSS e JavaScript, no, mi sa che so pure di più, quindi le disattivo. Quindi sta a voi fare un'analisi a quel punto di quello che serve o meno. E lì entra poi le competenze, per questo è importante conoscere un po' le meccaniche interne di WordPress. Sì, i siti istituzionali è sempre una lunga storia sulla usabilità, perché poi non tutti, diciamo, i clienti che chiedono di avere un sito accessibile poi se ne preoccupano più di tanto, oppure quelli di potremmo dire dello Stato, cioè rifanno il sito, però non ci pensano loro di verificare se corrisponde alle regole del WCAG. Quindi entrano tutta un'altra serie di cose, dipende sempre dalle necessità. Il backend di WordPress è compatibile con il WCAG se voi disabilitate il nuovo editor a blocchi, il classico Gutenberg, e mettete il Classic Editor, perché il nuovo editor da quando è stato implementato non è ancora oggi compatibile con le regole del WCAG, ha tutta una serie di problemi di accessibilità. Però sul tema dei problemi di Gutenberg io ho scritto articoli e tutta una serie di cose su proprio i problemi che ha a livello tecnico. Non so se ci sono altre domande sul tema sviluppo WordPress, altrimenti io riprendo a parlare. Non ti sentiamo? Quindi non so cosa dici. Allora io continuo a parlare. Siamo in questa situazione di stallo. Se voi non mi fate domande, sono problemi vostri, mettiamola così. Uno dei problemi, ad esempio, che hanno gli sviluppatori di plugin è quando poi lo pubblico sul repository di WordPress, perché utilizza ancora Subversion SVN, che è il dramma. Esistono tutta una serie di strumenti, io mi sono fatto i miei script, eccetera, per semplificarmi la vita con SVN. Non mi ricordo se ho incluso qui, perché una volta c'era, ma mi sa che l'ho tolto. Comunque, qui abbiamo tutta un'altra serie di librerie che io le trovo che servono a risolvere alcune problematiche. Ad esempio, qui abbiamo Cavalcade, è molto interessante perché, come WPQ, sono librerie potenziate per il cron e sono utili in quegli ambienti in cui, ad esempio, il sito deve funzionare in cloud su più macchine, perché WordPress è monolitico, non è pensato per funzionare su più database e così via. L'Action Scheduler è quello proiettato di WooCommerce, per poter eseguire proprio non dei cron, ma delle cose interne sempre ogni tot tempo in base a certe azioni e così via. Poi che altro abbiamo qui? Questa ad esempio io la utilizzo e permette di avere una query potenziata. Se non mi ricordo male, ce n'è anche una che permette di estendere WP Query, perché utilizzo per un plugin, di poter fare una WP Query su tutto il multisite. Oh, no, c'è una nuova domanda. Ok. Che percorso risorse consigli per un junior che voglia approfondire lo sviluppo di plugin? Oh, entriamo nel dramma, nel senso che ad oggi WordPress vive di JavaScript. Ovvero, si sono tutti buttati sul fatto che adesso integra nativamente React per il backend, quindi tutti vogliono fare con React. Quindi sta a voi valutare cosa volete focalizzarvi come sviluppo di plugin. Il fatto del boilerplate è un modo per voi per poter provare. Quindi il mio consiglio ad oggi, perché ho iniziato leggendo un libro nel 2015 o prima, quindi sono molto cambiate le cose, sicuramente è di pensare di fare un mini plugin per WordPress che fa tutta la parte PHP, quindi back-end o front-end, però senza la parte JavaScript, perché altrimenti, come avete visto, sono molte cartelle, adesso le chiamiamo cartelle, sono funzionalità di WordPress, quindi focalizzarsi su tutte diventa un macello perché sono troppe e diverse. Quindi è utile finire, ok, adesso di solito una delle cose che si fa è di fare un widget, ad esempio, che mostra un post a caso. Cioè realizzare dei mini plugin, così fate pratica, perché onestamente dirvi ad oggi io come imparare rispetto a quando ho imparato io sono cambiate molte cose. Io sono uno di quelli che preferisce il libro ancora oggi piuttosto che seguirsi i video tutorial e quant'altro. Quindi un junior deve sicuramente conoscere PHP,
deve avere un ambiente illocale perché non si sviluppa mai in produzione o su un dominio via FTP, perché non si possono sfruttare tutti altri strumenti di sviluppo. Quindi è fondamentale sempre avere un ambiente di sviluppo locale. Quindi sono varie cose e sta a voi incominciare a focalizzarvi su aspetti specifici. Vi posso far vedere mentre aspetto arrivano le domande. Qui abbiamo la CI perché questo plugin fornisce già in automatico la CI di GitHub già bella configurata per eseguire ad esempio la verifica dell'intig e tutto il resto. Ce n'è anche la versione per GitLab. Quindi ogni volta che faccio un commit del bullet, quindi poi nel vostro plugin che si basa sul bullet, verificherete la qualità del codice, un'analisi statica e anche se verifica l'inting. Quindi in automatico vi fa tutti questi controlli al posto vostro brutalmente. Perché c'è il file, c'è la cartella .github, è di qua, eccola. Workflow con tutte le regole per la CI che vi esegue. Ah, io sto facendo poi sempre. Pensate di avere la condivisione schermo, ma la stacco e riattacco. Ecco. Questa è la condivisione schermo del file di CI di GitHub che in automatico fa tutti i controlli e che ve lo trovate direttamente nella cartella. Quindi già bello pronto, compilato, configurato, eccetera. Quindi se, e se volete, come dicevo, ce l'avete anche per GitHub, quindi ve le segue in automatico. Quindi ecco, questo boilerplate oramai gira da molto tempo, negli anni c'è chi ha anche contribuito a fare dei ritocchi, ho ricevuto anche delle qualche donazione un mese fa per la prima volta, è molto potente perché vi posso assicurare che per me per lavoro prima dovevamo pensare ok mi serve quella libreria, quest'altro, deve fare questo o quest'altro, no, ad oggi io ragiono in termini di funzionalità, in questo modo mi è anche più semplice ragionare su cosa deve fare il plugin, cioè io devo fare un plugin che ha delle azioni eseguite periodicamente, è il cron e così via. Io con questo boilerplate riesco a generarmi già la struttura di base pronta. Poi naturalmente se avete difficoltà c'è il sito, sta su GitHub con tutte le informazioni, potete aprire un ticket, io vi rispondo oppure mi cercate su tutti i miei canali social, intervengo e vi rispondo. Non è la prima volta che do una mano a usare il boilerplate, per quello io ho bisogno di riscontri dalle persone, in modo tale che miglioro sia il boilerplate che la documentazione, perché ci sono tante stelle, c'è gente che lo utilizza, ma in pochi che mi danno riscontro. Quindi, siccome questo è l'open source, ho bisogno di un vostro riscontro pure su queste cose. Quindi, questo è il progetto. Io non ho altro da dire, anche perché siamo arrivati letteralmente a un'ora e doveva durare 50 minuti. Quindi, rispetto all'altra volta, sono stato bravo, sono andato un po' lungo. Sì, il problema audio persiste, quindi continuo a dire io le cose che arrivano via chat, se arrivano. Ok, vengo ringraziato per questo webinar, troverete il video caricato domani sul canale YouTube. Potete seguire ovviamente Rete Informatica su tutti i social, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Telegram, così ce l'avete tutti. E troverete anche il mio precedente talk su PCLI, quindi sul canale YouTube per chi vuole recuperarsi questa lezione. Quindi direi, ah, è arrivata una domanda al volo? Ah, è arrivata una domanda al volo, quindi rispondo al volo. Allora, c'era questo libro che era vediamo, se me lo ricordo, si chiamava, cioè perché ce l'ho lì nella libreria, ma non riesco a vederlo da qui, che è un bel mattone, era WordPress di Steinberg che faceva tutti gli esempi, mi sa che era di Steinberg, vediamo un po' se lo trovo, è questo qua, Professional WordPress di Stern, no Steinberg, che ha fatto anche l'edizione più moderna, eccola. Questo libro qui, che credo che ha ricevuto un aggiornamento non tanto tempo fa, questo
è il migliore. Questo qua. Questo qui fa tutto l'esempio da zero, creando un post hype, facendo tutta l'integrazione con altre cose ed è aggiornato e vi spiega anche le parti interne proprio di WordPress. Quindi come funziona il database, cosa sono i meta, l'autoload e altre cose. Quindi questo è l'ABC. Io vi consiglio questo di libro, che all'epoca aveva un'altra copertina, quindi c'ha avuto un flash, era questa copertina, una copertina rossa era. Però ma è questo qua, questo qui. Quindi niente, direi a questo punto ci salutiamo. e ricordo, potete contattarmi con tutte le soluzioni, mi trovate come MT90 ovunque. Quindi per qualunque domanda non esitate a contattarmi. Ciao!